raga, direi che più o meno ci dovremmo essere. Mi spiace per l'inconveniente, ho avuto un contrattempo io, sono rimasto bloccato in autostrada e ho in uno Ma spostamento. Miki, posso iniziare questo live con una domanda a cui risponderemo alla fine? Sì. Secondo te, qual è la parola che Raffaele Gaito sul suo blog usa di più nel title? Usa di più nel La title. parola che usa di più in assoluto. Nel title non lo so, un condividi, un piace. No, no, è già titolo di blog post. 5. 5 mi sono abbastanza bene, effettivamente. No, non lo so, non lo so, dovremmo fare un'indagine, questa non la so, perché fra l'altro immagino che sia riferito al fatto che mi è arrivata una mail oggi o ieri sul scaricare il report sul SEO delle startup italiane in stile a dati che voi non potete neanche immaginare su tutti i vostri siti, No. ovviamente. No, adesso magari facciamo durante il live, vi faccio vedere come, tra le altre cose, come si può usare il fantastico strumento come si usano gli strumenti di Google, in questo caso Google Sheets, per recuperare informazioni sui siti, ad esempio, come li puoi utilizzare per fare analisi. E così come gioco si è messo a vedere, ok, quante volte parla di determinate tematiche. Quindi quanto spinge su alcune cose? Ho scelto Raffaele perché Raffaele comunque ha un bel blog con tanti contenuti che parlano di un ambito abbastanza, un ambito comunque che conosciamo bene, quindi possiamo anche divertirci. E niente, quindi vi faccio vedere come si può fare una piccola analisi a partire da strumenti che sono lì sul web gratis e facilmente utilizzati. Bensì Ovviamente non scoprire faremo solo questo, però quanto esatto, è e lo stato dico solo alla annoioso fine, quindi. per esatto. Allora, intanto sposto subito Anna al posto di Paolo nello schermo grande. Paolo è brutto, ha queste Dietro in stilla. cuffione che hanno il parrucchino collegato, fra l'altro. Non sono cuffie, è una parrucca che Paolo utilizza. Esatto. L'ho beccato, maledizione. Esatto, così siamo più allineati. Ok, ragazzi, dai, oggi parliamo un po' quindi di come sfruttate anche nel vostro lavoro per Google Sheets, che è uno strumento che magari è un po' sottovalutato, ma può essere centrale in realtà nell'accumulare i dati e poi ritrasferirli velocemente al team e a tutti. Spesso ognuno di noi ha 1.000 fogli incasinati ovunque, scritti Google, cioè non su Google, ma magari su Office, eccetera. Invece, può essere un ottimo strumento anche per migliorare la produttività di tutto il team, insomma. Chi parte a fare Parto questa io, analisi? così se mi metti in mezzo, inizio a condividere lo schermo, così Sì, sei già adesso vi grande. dovreste vedere. E Siamo. iniziamo dalle slide, quindi vabbè, questa qua è un attimo la presentazione. Paolo ormai lo conoscete, mentre io sono questa, anche me mi conoscete, sono Anna. Questa qua sarà l'agenda, quindi inizieremo da una piccola intro, poi andremo a un livello base, che farò io, un livello intermedio che farò ancora io, e poi finalmente arriverà Paolo con un livello avanzato e vi risponderà alla magica domanda, e poi avrete anche voi gli spazi per le vostre domande. Prima di Prima di tutto. iniziare, scusami Anna, per chi guarda il live, ovviamente non avendo 1.000 schermi, Anna, saremo io e Paolo, poi cercheremo di interagire nonostante non stiamo parlando in questo momento. Anna è le slide in questo momento, quindi se vi collegate sentite voci, ma noi muti, fra l'altro voci femminili, non è una cosa strana, è semplicemente che Anna in questo momento è oscurato dalle slide, quindi cercheremo di interromperti per farti un po' di domande anche noi in diretta. Esatto, Se non c'è la bianca. cioè, muoviamo le labbra, va. Va benissimo. Vai. Allora, prima di tutto, perché Google Sheet? La prima cosa, rispetto soprattutto ad Excel, perché è gratis.
Quindi già questo qua è un grossissimo vantaggio perché potete provare ad usarlo, se vi piace poi lo adottate, se invece dite no, potete sempre ritornare con un altro strumento a pagamento. La seconda cosa che noi usiamo tantissimo è che permette di collaborare. Quindi Paolo ed io, per esempio, possiamo anche scriverci sullo sheet ed usarlo praticamente come una chat. Si condivide facilmente, quindi se devo condividere per esempio qualcosa con Michele, basta che gli invii il link e poi siamo sempre aggiornati sullo stesso sheet. E poi naturalmente, perché è Google e quindi come vedremo anche più avanti, ha dei superpoteri che Excel non ha, o almeno non così in diretta, che sono appunto dati da Google. Certo, e diciamo che poi è sempre un po' anche lo scopo con il quale ci si approccia alle cose. Ovviamente Excel poi ha una profondità di analisi enorme, ma spesso è completamente inutilizzato. Direi dal 99% delle persone che utilizzano Excel poi lo usano per cose che con Google Sheets si fanno benissimo. Sì, Detto. esatto. E soprattutto potrete confermare anche voi, ma a mio parere Google Sheet sta migliorando di molto. Tipo Sì. l'anno scorso certe analisi non le riuscivo a fare, adesso mi permette 10.000 ROD, direi che lo fa tranquillamente. Sì, assolutamente. Detto che poi si possono sempre esportare i fogli di Google Sheets per leggerli in Excel e viceversa, quindi comunque può anche essere interscambiabile lo strumento, non necessariamente uno esclude l'altro. Assolutamente. Poi, quindi iniziamo con il livello base. Prima di tutto, che a me è una cosa che ogni tanto capita, dato che è uno degli svantaggi di Google Sheet, come fare a lavorare offline. Ci sono due modi principalmente, o si sincronizzano i file sul tuo computer, quindi ce l'hai in locale, oppure c'è anche un'estensione di Google Chrome e a quel punto basta che quando sei online lo apri. E poi dopo con questa estensione riesci a continuare a lavorare anche se sei offline e poi semplicemente appena ti riconnetti tutto si sincronizza. Comunque ho messo il link per una maggiore spiegazione di come fare. E a fine live condividiamo le slide direttamente anche nei commenti, quindi poi potete andarci direttamente, non state lì a cambiare canale, diciamo così, perché ce l'avrete presto. Assolutamente. Poi una parte di quello che preferisco, di quello che ho imparato da fare su Google Sheet, che veramente ti cambiano la vita una volta che li impari a farli molto velocemente, sono tutti gli shortcut, perché usare il mouse rende veramente molto, molto lenti. Qua ho messo i miei preferiti praticamente, e soprattutto quelli in grassetto, direi che sono quelli essenziali, come partendo dalle basi, quindi per copiare ed incollare. Oppure facendo qualcosa di un po' più sofisticato come il Find and Replace, che si può raggiungere tranquillamente tramite tastiera. Comunque, praticamente per qualsiasi cosa che vogliate fare c'è anche uno shortcut. Vi raccomando, lo so che all'inizio è un po' duro impararli, ma poi una volta che li avete imparati risparmierete tanto di quel tempo che vedrete che ne sarà valso l'investimento. Assolutamente. Poi adesso iniziamo a vedere un po' più le formule, ovviamente non sono andata a prendere le formule base base perché quelle lì in teoria le conosciamo già tutti, quindi nessuno seguirebbe un webinar per vedere la somma, queste cose qua. Quindi ho iniziato ovviamente con il VLOOKUP, sì, ho notato adesso che sono tutti in inglese, ma penso che alla fine non so quanti di voi usino il Google Sheet in inglese o in italiano, comunque. Ci sono anche poi in italiano. Non so Anch'io faccio se. l'esame in inglese. Perciò è un motivo molto pratico perché è pieno di documentazione. Quindi poi quando si Esatto. cerca online, se lo usi in inglese, più documentazione. Quindi tutta la vita. Sì, e soprattutto è anche più facile l'inglese proprio da scrivere tutto, quindi l'inglese tutta la vita. Non so Allora. se ci sia. Se poi effettivamente quando uno ha impostato il profilo in italiano fa tutte anche le formule in italiano o mantiene l'inglese, passa Sai che all'italiano. non lo so perché non ho proprio Excel sicuramente lo fa perché mi ricordo che Sì, c'erano le formule in italiano, ma Google dipende dalla Sheet versione. Non lo so, non sinceramente, andrebbe verificato, però comunque ragazzi, questi strumenti, soprattutto Google in generale, il mondo Google in generale è pienissimo di documentazione online, di Google stessa, e
molto spesso la documentazione in inglese è molto più, almeno è parecchio più completa di quella in italiano, quindi è un vantaggio vero imparare queste cose in inglese direttamente invece che impararle in italiano e poi dover eventualmente passare all'inglese in un secondo momento. Sì, anche perché comunque mi può capitare di lavorare con qualcuno di internazionale che quasi sicuramente non sa l'italiano, quindi inglese e siete Infatti. già a posto. Allora, qua poi ho messo sulla destra più che altro delle formule che, appunto, a cui mi stavo riferendo prima, del potere di Google, tipo il Google Lookup, che praticamente tu puoi mettere la entity e poi l'attribute e Google, per esempio, ti dice, non so, l'entity è ovviamente una casella di testo in cui c'è scritto per esempio una città. Poi tu metti l'attributo tipo paese e lui ti trova quella città in che paese. Ovviamente ci sono definiti che entità e che attributi può usare, però è una cosa sicuramente molto carina che Excel non penso proprio ti possa fare. Oppure un'altra che adesso in verità vi voglio far vedere è Google Translate. Che anche lì, semplicemente mettendo il testo o in che lingua il testo e la lingua target, praticamente vi potete tradurre qualsiasi cosa. Ovviamente Google Translate, che non è perfetto, però sicuramente per parole o per traduzioni grossolane direi che va più che bene. Poi io, essendo una specialist di AdWords, uso tantissimo la lunghezza del testo, perché devo controllare che i miei testi siano della lunghezza giusta, se no AdWords non li boccia, quindi la length della lunghezza è sicuramente qualcosa che uso sempre. Adesso vi volevo far vedere un piccolo esempio di come usare in maniera molto stupida tipo Translate, tipo se vogliamo prendere, non so, o prendiamo da qua tutti la frutta che c'è, quindi facciamo un veloce copia e incolla. Che così vi faccio anche un po' vedere com'è. Per esempio, qua la prima cosa che notiamo è che ovviamente non sono divise e possiamo dividerle in due modi. O usiamo lo split, che è una formula, quindi facciamo split. Semplicemente gli diciamo di splittarci questo e poi prendiamo il delimiter per lo spazio e ce lo fa. E poi semplicemente possiamo fare uguale Google Translate, ovviamente il nostro testo è questo, lo diciamo da italiano inglese e patatam, Bellissimo. e in 2 secondi abbiamo tutte le nostre traduzioni, ovviamente con dei problemi, però perché per esempio però è più sullo split, perché tipo frutto del drago, bisognerebbe fare in una maniera in cui ti splitti solo le maiuscole, Beh, che in realtà è sicuramente una va maniera adattato, però è veloce. utilissimo. Però in pochissimo siamo riusciti a prenderci tutte le traduzioni. Mi viene in mente anche per chi magari per i live passati abbiamo parlato anche del spesso di fare i siti in più lingue, il fatto di riuscire ne parlavamo per la SEO, ne parlavamo di sottocartelle, sottodomini, eccetera, però anche per traduzione all'inizio veloce, magari da riadattare per chi ha il codice, magari a database, a tutte le stringhe di testo, metterle dentro, tradurle così velocemente. È già un primo modo per sgrossare tutte le cose che sono da tradurre poi in un secondo momento. Quindi potrebbe veramente Assolutamente. accelerare. Sì, esatto. E niente, queste qua sono le formule. Andando avanti, passiamo a livello intermedio. E ci sono alcuni marketing tricks che, per esempio, questo vi importa la sitemap di un sito. Paolo poi vi farà vedere l'esempio pratico. Oppure, non so, potete anche importare il title o la description. E poi, vabbè, vi ho messo 2 funzioni che penso siano molto utili, come la data validation, che praticamente vi fa mettere solo alcuni dati nella certa cella, quindi dice ok, deve essere solo o mela, pera o banana e basta. E poi il conditional format, che è un altro modo per, diciamo,
o rendere lo sheet più esplicativo. Adesso passiamo a una delle parti che sicuramente è una di quelle che io uso di più, le pivot table, soprattutto per fare analisi dei dati di AdWords. E adesso vedremo un esempio proprio live. Quindi andiamo sull'account di Lacerba e andiamo a prenderci i dati Aia, c'è sempre un attimo di panico quando dici vado degli sull'account AdWords. di Acerba. Non ti preoccupare. Allora, mi raccomando sempre che molto spesso io capito in questo errore. Prima pensiamo che dati vogliamo, quindi li aggiungiamo nelle colonne e poi li prendiamo in modo tale che poi non ci accorgiamo che dopo aver pulito lo sheet ci siamo dimenticati di prendere le conversioni. Già è successo molte volte. Per importare un file basta andare su File, Import, fate Upload e selezioniamo. Mi raccomando, qua un'altra cosa sempre molto importante di non fare, se avete già il file, non createne un altro, ma soprattutto mai replace current sheet, se no vi cancella qualsiasi cosa abbiate. E poi è semplicemente importare i dati e ci siamo. Allora, una cosa molto semplice che possiamo fare, per esempio, e vediamo così come usare una pivot. Allora, prima di tutto, un'altra cosa che bisogna sempre stare attenti è vedere se ci sono dei totali, perché se ci sono dei totali, poi ci entreranno nella pivot table e quindi avremo dei dati doppi. Quindi io consiglio sempre di mettere una row above, così almeno la tavola su cui i dati su cui andremo a lavorare sono solo questi. Poi quello che possiamo andare a fare, per esempio, è vedere se la parola gratis quando contiene la parola gratis, oppure sì, vabbè. Tipo nella description possiamo vedere. Ok, la posso fare. Possiamo tipo fare un bel filtro e vedere, ok, tipo possiamo vedere la parola gratis. Vediamo se prima di tutto c'è così. Tipo Ok. ce ne sono poche, quindi non ci conviene fare un'analisi per questa parola. Ok. Quello che possiamo anche andare a fare, quindi qua sto usando i filtri che anche lì sono molto comuni. Possiamo fare direttamente la pivot. E poi come vedete, fra parentesi, questo qua è un layout nuovo delle pivot. Infatti adesso vi fa vedere esattamente dove sono le row, dove sono le colonne, dove sono i valori, perché molto probabilmente le persone pensavano colonne e mentre invece dovevano mettere i valori. Tu se metti impression qua, ti vengono fuori tutte le impression tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, non ti vengono fuori una colonna con le impression raccolte per qualcosa. Per Sì, esempio, prima di un'analisi. tutto forse ha senso dire cos'è una pivot, prima di tutto, nel senso, ovviamente per fare questa tipologia di analisi, le pivot sono semplicemente delle tabelle che vi permettono di matchare automaticamente l'incrocio di due diverse variabili, quindi appunto come diceva Anna, magari fare, non so, per una singola campagna i diversi, immagino, i diversi magari gruppi di parole chiave sulle colonne, diversi magari impression, e avere al centro tutti i dati matchati. Quindi è un modo per fare un'analisi un pochino più approfondita in maniera abbastanza automatica. Mentre vedo che spuntano dei folletti dietro Paolo ogni tanto. Selvatici. Allora, quindi vabbè, tipo per esempio qua possiamo metterci semplicemente, siamo già nei valori e possiamo metterci per esempio l'impression, poi ci mettiamo i click, poi ci mettiamo il costo e
vediamo cosa succede con queste, poi le possiamo segmentare, perché questi qua sono i totali. Adesso non so, possiamo vedere per esempio nelle row il final URL, per esempio, che è un'analisi che si può anche fare da AdWords, però non la puoi fare, cioè, però devi andare nei report. Mentre invece da qua, per esempio, posso vedere esattamente quali sono stati gli URL che hanno preso più click o più impression nell'ultimo periodo. E come Certo. potete vedere è stato veramente semplice. Oppure possiamo vedere, non so, l'headline, quali sono le headline 1 che sono state più usate. Poi lo posso ovviamente ordinarle. Ecco, queste sono, come potete vedere, comunque le pivot sono molto potenti. Se volete, ovviamente potrete anche aggiungere delle metriche calcolate che o le potete aggiungere semplicemente proprio digitando qua la formula, oppure potete proprio costruirvi le vostre metriche e poi andarvele in modo tale che poi ce l'avete, le potete semplicemente aggiungere proprio come queste. Questo facendolo fondamentalmente nel foglio originale, aggiungendo una colonna Esatto. con le metriche, perché poi la tabella pivot va a prendere tutti i dati della tabella originale di database, diciamo così, che avete creato all'inizio. Quando dice Marco, se lo usi anche per importare i file feed di AdWords in XML, che sarebbe questo? Perdonatemi la mia ignoranza. Ma nel senso di Google Shopping, quindi? Immagino di sì, sul feed penso che si vada sullo Perché, shop. sì, esatto. Dipende, perché mi è capitato raramente di dover lavorare con file XML e mi sembra, non mi ricordo se ero riuscita ad usarli o se li avevo dovuti trasformare prima e poi li avevo buttati in Google Sheet. Dovrei ricontrollare. Magari Marco ci diamo un'occhiata, se lui conferma per shopping, magari ci diamo un'occhiata, poi te lo commentiamo direttamente sotto il tuo commento. Esatto. Ok, perfetto. Beh, insomma, è bello, bello potente, insomma, per connettere anche, si vede come in realtà poi Google costruisca tutti i suoi tool anche molto interconnessi a livello di export, di import di dati e di analisi. Sì, assolutamente. Ritornando invece alle nostre slide, adesso queste tipo sono le analisi più frequenti che faccio per questo tipo con le pivot, quindi analizzo le inserzioni, analizzo la posizione, analizzo le keyword e analizzo il colico scuro. Un'altra parte molto importante di Google Analytics che mi consiglio di guardare sono gli add-on, che praticamente sono delle estensioni come quelle di Chrome, che potete aggiungere a Google Analytics e vi daranno delle funzionalità sì, a Google Sheet che Google Sheet non ha automaticamente. Per esempio, io uso tantissimo il Power Tool perché, per esempio, non c'è come in Excel che sia semplicemente per togliere i duplicati, c'è semplicemente un comando su Excel che si tolgono tutti i duplicati che non c'è in Google Sheet. E per fare questo però ci sono dei tool che ti permettono di farlo, sono molto semplici da usare e quindi vi consiglio di installare sicuramente questo. Mentre invece questo qua, questi, gli altri due sono più per marketer, quindi abbiamo il Google Analytics, questo qua vabbè, un errore, c'è l'estensione di Google Analytics che poi andremo a vedere, poi c'è quello per importare i dati della Search Console, che soprattutto adesso che erano solo di 90 giorni, se non sbaglio, ma li hanno allungati, però comunque tramite questo add-on riuscivi ad importare tutti i dati della Search Console e quindi poi non perderli. E questo in verità non dovrebbe essere chiamato Keyword Analysis, ma è per Looks Card, che sono chart che puoi aggiungere ai Google Sheet e sono molto utili anche queste. Per fare magari Adesso presentazioni anche, eccetera. sì, esatto. E quello che vi voglio far vedere adesso è il Google Sheet, l'estensione di Google Analytics, per esempio,
che praticamente vi permette di creare dei report e di impostare i dati automaticamente nel Google Sheets. Quindi semplicemente dobbiamo dare un nome al nostro report, poi selezioniamo l'account. Noi adesso stiamo andando su Instilla e poi, come al solito, aggiungiamo le nostre metriche, quindi io adesso le sto aggiungendo abbastanza a caso. E poi semplicemente aggiungiamo, come al solito, una dimension, se vogliamo ovviamente, e poi se vogliamo dei seguenti, e abbiamo già praticamente fatto. Adesso abbiamo praticamente adesso creato il report, diciamo la struttura del report, poi per farlo andare semplicemente si va su run report e magicamente Top. ho già il report. E qua praticamente ha già tutti i dati e poi per modificarlo si può anche modificarlo da qua. Se per esempio voglio 7 giorni al posto di 30, scrivo semplicemente 7, rifatto andare il report e adesso ce l'avrò come a 7 giorni invece che a 30. Quindi è veramente un'estensione molto facile da usare se avete una necessità di avere i dati di Google Analytics in Google Sheet. Questo è molto, molto figo, soprattutto sia per marketer, ma anche per chi è meno esperto e quindi fa fatica a leggere bene i dati su Google Analytics. Per chi viene come me dal mondo più della consulenza, in cui è tutto un Excel, ritrovarsi nelle celle i dati è sempre di grande conforto. Quindi può essere veramente utile. Assolutamente. E Top. adesso invece passiamo a livello avanzato, quindi lascio la parola a Paolo. Quindi devo portare un grande Paolo adesso. Boom, boom, boom. Sì. Quindi mi rivedrete Condivido adesso. lo schermo? Eccoti, Sì. sì. Anna, mentre sei lì, mi puoi rendere proprietario dell'Excel? Fatto. Adesso esploderà tutto. Voi vedete il mio schermo? Vediamo noi stessi nel tuo schermo. Ok, Eccoti qua. fantastico. Allora, ragazzi, vi farò vedere essenzialmente due cose che mi fanno capire quanto è potente questo strumento. Ancora più di quello che abbiamo visto fino adesso. Perché la roba veramente figa di Google Sheets, è che è fatto per essere uno strumento web, integrato con il modo in cui si lavora nello sviluppo web. Quindi ha delle potenzialità molto interessanti, sia per quanto riguarda la possibilità di aggiungere funzioni, sfruttando poi conoscenze web, quindi non so, sfruttando le vostre conoscenze di JavaScript potete aggiungere funzioni dentro Google Sheets, sia per quanto riguarda, l'integrazione con altri strumenti web, quindi chiamare API, ricevere dati, e cose del genere. Però partirò da una roba ancora più divertente, che è la possibilità di fare delle query, perché secondo me uno degli strumenti più potenti in assoluto su Google Sheets è proprio un linguaggio di query molto simile a MySQL. Quindi vi faccio vedere quello che ha fatto. Quindi per chi non è un esperto di pivot, che sono secondo me anche complicate da utilizzare, quindi io ho un po' di esperienza con Excel, ma quando ho scoperto che potevo fare le query tipo SQL, ho detto basta, non farò mai più una pivot. È uno strumento veramente potente di analisi dati. Quindi prendiamo un attimo Yad che ha messo su Anna prima. Li vedete tutti, sì? Ok, Sì. immaginiamo qua ci sono praticamente tutti gli Yad attivati su tutti gli Yad attivati. Sulle campagne della CERPA. Ora immaginiamo di volerne solo selezionare alcuni. Potremmo ad esempio filtrarli, che è una cosa che avete già visto, quindi se io volessi filtrare solamente tutti gli add che iniziano che hanno come path corso, io semplicemente li potrei filtrare qua e poi ne vedo uno solo, ad esempio. La stessa cosa, quindi partiamo dalla cosa più semplice, con una select, la si può fare con una query. Quindi creo un nuovo
un nuovo foglio che chiamiamo Quari 1. Ovviamente qua. Creiamo. Sì? Ovviamente qua il divertente è un divertente un pochino più nerd, quindi io e Anna siamo rimasti un attimo nell'angolino ad ascoltarti. No, 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 è un divertente facilissimo da usare. Se voi conoscete... No, no, adesso vi faccio vedere quanto è più figo così. Allora, vi faccio vedere come funziona Query. Sì. Il comando Query, semplicemente scrivi Query, vi diciamo il range che ci interessa, quindi andiamo a pescarci il range... In questo caso su Ads, e ci peschiamo tutto il range che, a cui siamo interessati. Adesso lui, con ignoranza brutale, ce li seleziona tutti. Ma la roba carina è che possiamo qua mettere proprio il linguaggio, quindi select. Allora, non so se conoscete il linguaggio SQL, ma nel senso, chi ha un po' di esperienza con il database sicuramente lo conosce. Se non lo conoscete, cercatelo perché è semplicissimo da usare, ma vi faccio vedere come funziona. Ad esempio, potrei selezionare tutte le colonne, quindi select all, dove, where, ad esempio, la colonna L ha come contenuto videocorso. Quindi where L uguale video trattino corso. E lui, in un secondo, dovrebbe farmela vedere, ma aspetta un attimo cosa cavolo ho scritto. Ho sbagliato. Che parte bello della diretta, come al solito. Ma era videocorso? Beh, era videocorso. L uguale, dovrebbe essere così. La mia ignoranza è palese, ma lo uso abbastanza spesso. Bene, questa qui è ignoranza bassa. Vediamo se me la prende così, non credo. Ah, scopriamo la parte alla grande, direi. È facilissimo, ragazzi. È facilissimo. Vabbè, è ovvio che queste cose qua sono super no, utili ma quando un avete secondo, dei... Non mi ricordo la sintassi, però in realtà dovrebbe essere abbastanza semplice. Quindi, notate la soluzione ignorante. Esatto. Sì? Dovrebbe essere giusto. Ah, probabilmente non mi prende quella scritta così per qualche motivo. Proviamo un'altra, giusto per vedere se aveva quel problema lì. Ad esempio, faccio un altro esempio, però in realtà dobbiamo farlo funzionare con quello. Non so, proviamo a fare dove cost è maggiore di... dove il costo è maggiore di zero. Il costo era, non mi ricordo assolutamente, comunque l'uso è proprio questo qua. Quindi, ah, comunque per rispondere a Marco adesso, scusami Paolo, intanto sì. Ho visto che c'è proprio la funzione, quindi io non lo uso perché di solito il Google Sheet mi arriva in CVC, quindi sono sempre facilitata da quel punto di vista, però sì, volendo si può usare sicuramente. Ottimo. Non so perché non me l'ha presa, comunque questa non me l'ha presa invece, dove BC, che era il costo, è maggiore di zero. E così le ho selezionato tutto quello che era. Cosa? Forse avevo selezionato la riga sbagliata. Per esempio, in questo caso ho selezionato tutte quelle con BC, che era qua sopra, vedete? Vero, non mi ricordo neanche più. Comunque, ho selezionato tutte quelle che hanno. Tutte quelle che avevano la spesa maggiore di zero. Oppure potremmo dire spesa maggiore di 0 e average position, che è BD, minore di 3. And BD minore di 3. In questo caso mi dice che non ne abbiamo. Cioè minore di 4. Mi dice che non ne ho di queste qua. Comunque avete visto che in realtà è molto semplice da utilizzare per fare delle query anche un po' più complicate. Quindi sostanzialmente qua tu ti sei messo nella 1, diciamo, nel primo quadratino, hai fatto la formula e lui automaticamente ti compila il filtro su tutta la tabella nel foglio. Ad esempio, proviamo a vedere se ci riesco, se non mi esplode qualcosa, non so perché sta esplodendo. Ad esempio, dove
Questo e i click che erano a y sono maggiori di 0. Vediamo un po'. And a y maggiore di 0. Vediamo un po' se non mi esplode. Tipo queste qua hanno tutte almeno un click. Vabbè, ma è ovvio perché, Abbiamo speso, essendo sono quindi add, ci abbiamo sta. speso qualcosa. Oppure Sì. potremmo vedere quelle dove c'è impression per forza le conversion maggiori di 0. Vediamo cosa ha convertito. Quindi b è maggiore di 0. Quindi queste qua ad esempio sono le add che hanno convertito qualcosa e hanno avuto un determinato costo. Altra cosa che posso fare è selezionare solamente alcune delle colonne, non mi servono tutte. Ad esempio potrebbe interessarmi l'headline e quante conversioni ha fatto, oppure il costo per conversione o il conversion rate. Quindi ad esempio prendiamo costo per conversione, quindi selezioniamo solamente headline che è B. In questo caso a y, quindi qua faremo select b, virgola a y, e lui mi dovrebbe selezionare b. Vediamo cosa si fa così, perché non mi va niente oggi. Forse, ma devi mantenere anche il BC maggiore di 0, eccetera. Sì, perché l'idea sarebbe che no column B, come no column B? Che stai dicendo? Ah, aspetta un attimo, mi viene il dubbio. Ah, perché sapete qual è il problema anche prima? Che avevo dimenticato un pezzo da colonna, qui non trovava le colonne mancanti, vedi? Lui ha bisogno di avere Ah, tutte le ok. colonne. Quindi qua, nella prima parte data, mi ero dimenticato dei pezzi. Quindi Ok. ad esempio, adesso riseleziono tutto così vediamo tutto quello che c'è. Ecco qua, infatti adesso riesco a vedere tutto tranquillamente. Ad esempio, mi può interessare l'headline che è H e il H e il numero di conversioni che è BE. Qua scriviamo H e qua scriviamo BE. Eccolo qua. Ok, quindi Quindi vedo. sostanzialmente tu stai già dicendo sulle due variabili di filtro, quindi tutte quelle che hanno avuto almeno una spesa maggiore a zero e chi ha convertito, fammi vedere solo le colonne che mi interessano. Vedremo. Esatto, oppure faccio così, non so, BC, vedi? Headline, cost, conversion. E Questo è molto utile per filtrare tutti i dati che ci dà. ci metti veramente poco. Devi stare attento a questa scemata, tipo non capivo perché non andasse, perché non avevo selezionato tutta la matrice. Quindi attenzione a selezionare tutta la matrice. E qua mi seleziona tutto. Sì, questo è uno dei classiche cose per cui chi utilizza all'inizio anche Excel impazzisce. Dovete essere iper precisi perché se sbagliate una Esatto. virgola non funziona nulla e ovviamente non capite, continuate a sbatterci la testa per capire cosa sia e poi alla fine non funziona. Però Male nella effettivamente. riga. Oppure faccio vedere un'altra che è ancora più carina. Ad esempio, mi interessa, non so, l'ho già fatta prima, quindi dovrebbe funzionare, ma la rifaccio. Immaginiamo di volerle raggruppare per capire se videocorso, videobase, AdWords, eccetera, eccetera. E voglio raggrupparmi, ad esempio, cost impression e cost conversion. Iniziamo da cost conversion, così non cambierà interessa, quindi raggruppare R, cioè fare un group by R, ok? Quindi qua dentro metteremo un bel, togliamo l'headline, è l'H, aggiungiamo R e in fondo facciamo un bel group by R. Così qua tolgo un po' di roba perché c'erano dei where che non ci interessano. Non interessa così, group by R. Se va, not group without add. Sì, dimenticavo. Quando, visto che noi stiamo selezionando dei group by R, devo dirgli cosa voglio fare delle impression, in questo caso del costo e delle conversioni. E a me interessa in questo caso sommarle. Quindi farò sum delle due colonne che mi interessano, e vedete, mi ha Quindi hai sommato ricreato una tutto. pivot. Ho ricreato una pivot, però l'ho creata qua programmaticamente.
Semiprogrammaticamente. È classica cosa del programmatore che non può utilizzare la tabella pivot, è per No, è molto forza. utile questa cosa qua, perché in realtà se tu la fai così la puoi fare in modo programmatico, cioè puoi Certo. dire in automatico fai determinate cose, quindi magari c'è fai un cosiddetto cron, quindi c'è un robot che alle 2 del pomeriggio fa una determinata azione. Quindi la pivot devi farla a mano tu, una cosa del genere la puoi automatizzare. E è per quello che è molto conveniente e molto utile questo tipo di cosa. Tra l'altro, scusatemi, importando i dati così direttamente da Analytics, per dire, o da AdWords, quando poi si va a riaprire il file, magari il giorno dopo, questi dati vengono, basta fare il run della donna, ad esempio, e questi dati automaticamente si aggiornano. Quindi è anche un qualcosa che una volta impostato, poi uno può continuare a monitorare in Sì. maniera automatizzata. Sì, non solo, volendo, è molto facile integrare delle API. Adesso magari faccio vedere qualcosina. Però torniamo a Raffaele, al nostro buon Raffaele Gaito. Che prima o poi mi Allora. sparerà perché ogni volta che c'è da fare un'analisi la facciamo su qualcuno che conosciamo, ma vabbè, meglio È così, meglio gli divertente. amici che i nemici. Allora, no, ma poi è anche divertente fare questa analisi. Magari lui la riprenderà come post. Per scrivere, per analizzare i suoi competitor o il competitor dei suoi clienti. Allora, questa qui è una funzione che ci ha fatto vedere prima Anna, che ci consente di importare un XML. In questo caso, io cosa ho fatto? Ho importato la sitemap di Raffaele, vedete? Sono andato a cercarmi la sitemap di Raffaele, quindi sono andato su raffaelegaito.com, sono andato a vedere nel robot la sua sitemap. Ho visto che ha la sitemap fatta con Yoast e ha questo indirizzo, e qua abbiamo questo qui è essenzialmente un codice di parsing che ci serve a trovare ad esempio l'URL della sitemap. Quindi io premendo invio, praticamente ho scritto tutte le URL di Raffaele, vedete? Queste qua sono tutti i blog post di Raffaele, tutto quello che è in sitemap, tutti i post che sono in sitemap. Sì. Ok? Ora, capite bene che qua io non posso fare un facile trova e sostituisci qua sopra perché questi sono caricati dinamicamente. Cioè, sono proprio presi dal web. Quindi, se io ad esempio volessi pescare solamente le parole che usa, quindi 5 suggerimenti, Richard Branson, avviare startup, 5 obiettivi 2014, importanza minimum viable product. Product nel game development posso farlo sicuramente in Excel, ma visto che noi siamo simpaticamente nerd, vi faccio vedere come si possono aggiungere delle funzioni in JavaScript. Praticamente c'è cliccando qua sul tool c'è lo script editor che ci consente di aggiungere funzioni JavaScript di aggiungere funzioni JavaScript. Io qua come Antonella Clerici mi sono preparato a casa alcune funzioni già fatte e le possiamo proprio aggiungere. Ad esempio, se io adesso volessi fare function quadrato numero, io potrei costruire una funzione che mi restituisce il quadrato di numero. Numero per numero, punto e virgola, e salvo. Se io torno nello sheet, qua scrivo 5 e qua scrivo quadrato di questo, mi sono creato la funzione che mi fa il quadrato. Ora, per farmi il quadrato potevo anche evitare. Però capite bene che posso crearmi delle funzioni custom, che è molto figo e molto comodo. Bello questo, sì. Quindi costruiamoci ad esempio una funzione che ci restituisce le parole utilizzate dopo lo slash. Allora, io me la sono già scritta qui, l'ho chiamata clean title. Ovviamente cosa ho fatto? Sono andato su Stack Overflow, visto che io non mi ricordo niente di JavaScript, poi in realtà questo è UpScript, che è un porting di una determinata versione di JavaScript, quindi non tutto quello che si può fare in JavaScript si può fare qua sopra, però molto sì. E essenzialmente ho creato questa funzione, si chiama cleanTitle, che prende il title, o in quel caso la URL, però vabbè, l'ho chiamata cleanTitle. Si ricorda che il dominio si chiama raffaelegaito.com
mi fa uno slice del domain, essenzialmente mi fa uno slice lungo quanto il dominio, quindi mi prende tutto quello che è dopo lo slash, poi mi toglie tutti gli slash, perché sostituisce quello slash con una stringa vuota, e poi mi sono costruito una funzione che fa replace all, ma l'ho cercata su Stack Overflow, quindi non so niente, e ho fatto sostituisci tutti i trattini con degli spazi. Quindi se adesso vado qua e Ok. faccio in title di questa roba qua, magicamente, beh, in questo caso la prima è vuota perché dopo lo slash non c'è niente, quindi Non funziona, non funziona. non lo sapete, ma ieri ero con Anna e dicevo: ma perché non funziona, maledizione, mi dà parole. Poi ci ho pensato un attimo e ho detto: ah, è ovvio. Poi sono sceso giù e mostrava. Vedete qua che abbiamo tutte le parole utilizzate da Raf. Vedete? Ora, così per giocare, se io volessi costruire una funzione che mi conta le parole in Excel o in questo caso Google Sheets, la Michele sicuramente la sa. Come faccio a contare le parole che sono dentro questa stringa? Cosa mi suggerisci? A contare le parole che sono presenti lì? Sì, come in Excel, come faresti tu? Non lo so, Allora, il metodo Excel. il contaparole, non so. No, non c'è contaparole, maledetto Excel. Si fa una porcata di solito che è lunghezza della riga meno lunghezza del sostituisci della riga al quale prendiamo tutti gli spazi e li sostituiamo con niente. Quindi essenzialmente questa roba qua ci conta gli spazi. Se gli spazi sono 1, 2, 3, 4, 5, vuol dire che abbiamo 6 parole, Ne ok? più uno. Perfetto, quindi questa roba ci conta gli spazi. Capite bene che è una porcata. Ora, questa qui è una funzione, cioè, vabbè, è lo standard su Excel. Però, se volessimo farci una funzione che conta le parole, potremmo farlo in un secondo. Quindi andiamo, io qua l'ho già fatta. Ho creato una funzione che fa conta parole, la vedete? Prende una stringa. Splitta per fa uno split per gli spazi e poi conta quanti ce ne sono. Quindi io qua mi sono fatto la funzione count words, comodissima. Adesso io sto facendo le funzioni un po' a caso, ma capite bene che potete farne tutte quelle che vi servono. Qualunque cosa non si possa fare di base, possiamo farlo così. Ora, per contare il gioco che volevo fare l'altra volta, che vi ho detto all'inizio, è: ma qual è la parola che secondo voi Raffaele usa di più? Libri, generosità, giornalisti, marketing, product? Allora, ho creato un'altra funzione qui, Ho già vista la bag of word in la fondo. potentissima Bag of Words, eccola qua, qua sotto. È un porcilaio, però in realtà non fa più nient'altro che andare su Google e cercare how to ordinare, eccetera, eccetera. Vi faccio vedere in 2 secondi come funziona una funzione generica. Creiamo una funzione per farvi vedere banalmente come si lavora con le celle. Io creo una funzione, esempio, chiamiamo count cells, ok? E dentro ci mettiamo una matrice. Adesso Nicky mi dirà se è troppo complesso o se va bene così. Ora, cosa fa questa funzione? Ad esempio, io creo una funzione, una matrice è un array di array. Quindi essenzialmente una matrice, tipo se io scrivessi matrix, facciamo così. Adesso faccio una funzione che mi ritorna ciao, return ciao. Ok, così intanto abbiamo la funzione. Se io mi faccio una funzione, ne metto count cells, mi sembra, forse, e faccio questo. Adesso mi risponderà con ciao, fantastico. Allora, quando in questo caso io ho passato un range, vedete? Una matrice, una 2x2. Una 2x2, come viene gestita? È un array di array. Quindi,
ad esempio l'altezza, quindi var 8, oppure numero di righe, number of rows è matrix.length. Numero di colonne è matrix 0, che sarebbe la prima riga, punto length, è il numero di colonne. E il numero di celle è base per altezza, quindi dovrebbe essere number of rows per number of columns. Calls. Grazie, funziona. Dovrebbe aggiornarmi questo ciao. Ma invece preferisce 4. Perfetto. Quindi ad esempio qua, se io faccio invece che C, facciamo D, dovrebbe dirmi 6. Fantastico. Quindi avete capito che va a prendere, cioè va a ragionare su tutte le celle così. Quindi riga e dentro le righe, cioè righe e dentro le righe ci sono le colonne. E ogni colonna ha il valore che c'è dentro. Ora io qua dentro, adesso senza stare a farvi vedere tutto il giro, ho preso tutte le colonne e tutte le righe. E questo è tutto il motivo di tutti questi for uno dentro l'altro. Ho fatto una bag of words che non è nient'altro che un array dove dentro mi segnavo che parola ho e quante volte c'è. Quindi vedete qua che ogni volta che trovo la parola, mi faccio un bel più e aumenta di 1. Ora, senza questo codice qua ve lo lascio, ma è un pochino più per chi sa usare JavaScript. Se diciamo Però che comunque. chi sa usare JavaScript probabilmente riesce a rifarlo, chi no ci capirà Chi no cerca capirò. su Stack Overflow, perché su Google e Stack Sì, Overflow c'è tutto. Qua. il discorso è quello, ragazzi, cioè vi stiamo facendo vedere queste cose non tanto perché se non siete programmatori dovete imparare a programmare, ma perché effettivamente quando avete un'idea di questo genere, l'importante è sapere che potete utilizzare Esatto. questi strumenti e poi su appunto Stack Overflow, Google in generale, eccetera, troverete sempre chi ha già fatto la funzione per fare quello che volete fare, o quasi sempre. Io qua dentro cosa ho fatto? Poi vabbè, ho fatto un sorting, cioè ho ordinato le parole in base a quante volte vengono usate, e poi ho fatto in modo di restituirti la parola e eventualmente il numero. Quindi Ok. io qua in realtà l'ho già fatto, quindi lo prendo già. Quindi ho messo qua in cima, questa è la funzione, se vedete, bag of words, pesca tutto, e qua il primo mi chiedo. Che numero vuoi? La prima parola, la seconda parola, la terza parola e così via. E qua cosa vuoi? La parola o il numero di volte che c'è dentro? Che sono le occorrenze. Quindi scopriamo che Raffaele Gaito utilizza come parola più utilizzata nel suo blog, attenzione, con distacco incredibile, startup 50 volte. Un Una roba distacco incredibile. assurdo. Utilizzata molto di più, addirittura utilizzata molto di più Di marketing, ad esempio. di marketing, che usa solo 10 volte, o delle stop words, che sono parole tipo di, e, da, per, che sono parole che in realtà non hanno una rilevanza semantica. Certo. La cosa carina è che possiamo filtrare, quindi ad esempio noi possiamo, faccio un esempio, fare qua una fantastica una query, come ho fatto prima, e andarci a prendere tutti i link, ad esempio, degli articoli, tutti i link degli articoli dove Raff usa almeno una volta la parola startup, o anzi neanche startup, semplicemente dove usa almeno una volta la prima parola del range. Perché? Perché volendo io potrei lasciare questa cosa e farla dinamica. Quindi io faccio una bella select. Select, cosa vogliamo sapere? Il link A, where, cosa B, contains, cosa, questo F3. Contains, ovviamente bisogna farlo non così, ma così, quindi bisogna mettere un po' di virgolette, perché è un pezzo dinamico. È una funzione dinamica, vediamo un po' se funziona. Vediamo cosa abbiamo sbagliato a scrivere. Select A, where B contains F3, vediamo cosa mi dice.
tax cannot be close to a number. Cosa abbiamo scritto di... Ah, c'è una graffa di troppo. Allora, vediamo un po' cosa abbiamo scritto. Tanto per vedere se si può fare in fretta, ci scrivo startup e buonanotte. Infatti qua me l'ha presa. Probabilmente per qualche cavolo di motivo pensa che quello sia un numero, anche se invece non dovrebbe esserlo. Comunque è interessante perché, beh, a parte che è un modo veloce per andare a vedere gli articoli che magari ti interessano di un Determinato determinato. tema o quello che vuoi. Sì, e poi comunque anche per studiare i propri competitor è effettivamente un qualcosa di molto interessante. Non che Raffaele sia un nostro competitor, anzi, però è stato Esatto. solo un esempio, però effettivamente facendo così potete facilmente analizzare qualsiasi sito, perché la sitemap quasi tutti ce l'hanno. Esatto. Qua non mi ricordo assolutamente perché non prende, però è una cosa carina che qua, vedete, c'è l'errore, dove B contiene qualcosa, is a text and cannot be close to a number. Quindi uno può andarsi a cercare l'errore se lo cerca sul simpatico Google e se la risolve così. Io adesso non mi metto qua a debuggare, però sappiate che in realtà se volessimo debuggare non è neanche una roba... Ah, che stupido, non è un numero in Excel, ecco, errore stupido. La concatenazione si fa con la E. Quindi bastava starci un po' più attento. Eccolo qua. Thanks. Il problema, ecco, l'unico piccolo problema è che se iniziate a lavorare come lavoro io, avete contemporaneamente JavaScript e Excel. Se iniziate a lavorare contemporaneamente un po' in JavaScript e un po' in Excel, perché la concatenazione in JavaScript si fa col più, invece in Excel Google Sheets si fa con la E commerciale. Però, ad esempio, abbiamo così trovato questi qua, c'è un articolo dove Raff parla di startup. Oppure volessimo fare di marketing, vabbè, guarda che posso fare la lista, però poi io pesco F7 e scopriamo quelli dove Raff parla di marketing. E se notate sono i tool di marketing principalmente. Oppure eccolo qua, anche il content marketing per startup, fantastico. E vi faccio vedere un'ultima cosa, poi vi lascio. Tanto siamo andati un pochino lunghi. Abbiamo anche iniziato appena dopo, quindi ci sta. La roba veramente figa che a me fa impazzire di UpScript e di Google, di come si può utilizzare Google Sheet è che, come avete visto, si può integrare facilmente si può integrare facilmente con il web. In questo caso abbiamo pescato della roba dal web. Ma a sua volta può essere un endpoint, cioè noi da fuori possiamo fare query qua dentro. Ad esempio, ho creato una funzione, adesso bisogna vedere se va, perché non l'ho ancora testata. Come vedete, adesso è un live vero, nel senso è preparato, ma non preparatissimo. Come sempre. Scherzo? Esatto. No, nel senso, queste cose qua, adesso non sono riuscito a testarla per un motivo semplice. È molto importante chi ha la proprietà dell'Excel. In questo caso la proprietà era di Anna, che ha creato l'Excel. E quindi non sono riuscito a fare una cosa, infatti all'inizio ho chiesto Anna, mi passi la proprietà dell'Excel? E cosa ho fatto? Ho fatto una funzione che si chiama doGet, che essenzialmente ci consente di costruire un endpoint. Cosa vuol dire? Se adesso scrivo, creo un endpoint e lo rendo accessibile a chiunque, execute.userAccessing the web, vediamo se va, anyone. Quindi vi faccio vedere di nuovo dove, cosa ho fatto. Sono andato qua in alto, Publish, Deploy as Web App. Allora, questa qui ovviamente c'è un sistema di versionamento per cui costruiamo questa qui, la prima versione dello script, la chiameremo Startup. Mi chiede con che utente voglio eseguire l'app. Io adesso lascio con l'utente, qualunque utente che accede all'app, anzi, e poi metto anyone. Cioè che questo script, che chiunque può avere accesso a questo script, e faccio deploy. Facendo deploy, Google mi dà un indirizzo, vedete qua, che io posso mettere qua,
Review permission. Use permission. Vabbè, mi do i miei permessi, che non è fondamentale. Ok, vediamo se va. Oh, boom! Quasi. Adesso Undefined. fine perché lo script non va, ma adesso lo sistemiamo al volo. Cioè, qua potevo scrivere qualunque cosa, ciaone. Però la cosa Certo. carina è che io ho costruito. Adesso poi lo finiamo. Io ho costruito. Adesso non me lo aggiornerà per un motivo molto semplice. Non me lo aggiornerà perché se io lo voglio aggiornato, devo ripubblicarlo. Oppure qua c'è l'ultima versione del codice, infatti aggiornata. Quindi la parola più usata da Raffaele è ciaone. Ma vi faccio vedere come si fa veramente questo esercizio. Io qua ho scritto la parola più usata da Raffaele è, ho creato una funzione, che è questo getRaffMostUseWord. Ok? Questo getUp MostUseWord cosa fa? Va a prendersi lo spreadsheet. Io ho fatto spreadsheetUp.open by ID e io ho messo l'ID del foglio, che è questo qua. Vedete? Quindi questo qua, dopo la D, è l'ID del foglio. E così hai preso lo spreadsheet. Poi gli ho detto, vai a cercare. Perfetto. Da qui, se vedete, var, ovvio che non mi ritorna niente, ho dimenticato di fare return. Poi dobbiamo dire return, tornami. Tornami il foglio che si chiama raf, il range F3, che è la parola che è più usata, infatti qua abbiamo messo F3, è la parola più usata. Ok. E prendimi il valore che c'è qua dentro. Ora, tiriamo, pum pum pum, vediamo se parte. La prova pilota era Raffaele, sta fatto. Quindi adesso chiunque può avere accesso a questo link che ci dirà sempre qual è la parola più usata da Raffaele. Quindi abbiamo costruito un endpoint che fa questa cosa qui. Un API che ci dice la parola più Un usata da Raffaele. API che ovviamente può essere utilizzato anche per fini un pochino più nobili e di profondo valore, di vedere come, qual è la parola più utilizzata del blog di Raffaele. No, Però però può essere utile a monitorare sempre qualcosa o certo. integrarti in qualche modo con quella roba lì. Quindi tu Anche magari fai un Google Sheet, metti più dati di AdWords, fai un endpoint qua sopra e poi fai una query da qualche altra parte che lo chiama. Quindi puoi integrare tutto praticamente con questo strumento. E ultima cosa che volevo dire, anche se non la facciamo vedere, l'altra cosa veramente figa di Google Sheets è che puoi integrarlo facilmente con Google Data Studio. Con Google Data Studio, che è uno strumento potentissimo, noi possiamo costruire il dashboard che vanno a pescare i dati da un Google Sheet, ad esempio. Quindi io, non so, se creo una nuova dashboard, mi se me lo fa fare, posso aggiungere come source, quindi gli dico dove pescare i dati, gli dico pescameli da un Google Sheet. Ma che Google Sheet vuoi? Ah, ce l'avevo qua. La Cerba Webinar Sheet. Ma che worksheet? Voglio ad esempio, ALS, che è quello che dicevamo prima. Clicco magicamente connect e naturalmente stiamo perdendo, Paolo. Paolo? però mi Sei senti? diventato nero per un attimo. Ecco qua. Are you still there? No. Ci sono tutto? Sì. Ok. Sì, ci sei adesso. Comunque, da qua sopra si poteva, praticamente si può costruire una serie di report. Si vedete lo schermo? Sì. Si Sì. va avanti e si crea un report. Qui adesso non ci mettiamo a fare grafici, però qua ad esempio molto facilmente si possono costruire grafici tipo pie chart a caso, time series, eccetera, eccetera, pescando i dati da qui. Che E questo è soprattutto molto utile, ad esempio. anche come design Google Data Studio è assolutamente meglio, perché per esempio una cosa che fa schifino in Google Sheet è che i grafici fanno veramente schifo, mentre invece con Google Data Studio sono a livello di PowerPoint ed Excel.
No, anzi meglio, perché dai, ad esempio ai nostri clienti noi diamo una dashboard con i dati di tutte le campagne e noi con le tecniche che vi ho fatto vedere, così, stop sharing, faccio del mio faccione, con le tecniche che vi ho fatto vedere magari integriamo i dati di Facebook, LinkedIn, AdWords, Google Analytics, Mixpanel, tutto insieme in uno sheet unico e poi con Data Studio fai vedere i risultati. Questa cosa qua la fai perché puoi sia fare chiamate sia ricevere dati. Tra l'altro Quindi... è un ottimo modo per far vedere solo i dati che volete far vedere ai vostri clienti invece Esatto. di condividergli gli account di tutto e fargli fare del casino. No, è un casino anche per il cliente, cioè per il cliente, per un marketer, chiunque. Tu devi avere una dashboard dove hai il controllo dei KPI più importanti e non vuoi rischiare di far danni. Quindi ti metti in un data studio i grafici delle cose che ti interessano di più, tipo il cost per click, il cost per lead, li dividi per campagne, fai quello che devi fare, e i dati li aggiorni su Google Sheets e poi hai sempre sotto mano un link unico a cui andare a vedere come sta andando la campagna. E Beh, questo è molto questo molto potente. è molto potente anche per controllo interno di quello che si sta facendo, soprattutto per chi magari in società come sottoscritto deve vedere se gli altri stanno facendo le cose correttamente, ma non ha il tempo magari di controllare qualsiasi dato, di qualsiasi campagna, di qualsiasi cosa e magari non ne ha neanche le competenze fino in fondo. È un modo veloce per tracciare dei KPI importanti che si vogliono valutare in qualsiasi momento e averli sempre sott'occhio. È un processo che non è, che mi rendo conto per chi lo vede per la prima volta, non è semplicissimissimo da mettere in piedi a primo impatto, però sono quelle classiche cose che poi ti fanno risparmiare una marea di tempo in un secondo momento perché hai una visione molto chiara del tuo business invece di andare sempre un po' a caso a leggere un milione di dati su questi No, database. pensa di dover fare un report a settimana con i dati di 10 canali e 20 campagne. Cioè, ti serve una persona che fa solo quello per ogni singolo cliente. E, o in azienda occupi una risorsa, invece ti costruisci una dashboard sempre aggiornata, fine. Quindi queste sono le potenzialità vere di Google Sheets, che è un Excel con steroids, praticamente, perché gli steroids te li dà le integrazioni col web, te li dà l'App Scripts, che è JavaScript. Ti dà Google. la possibilità di fare Google essenzialmente. L'integrazione con tutti gli strumenti di Google, che ovviamente su Excel non ci sono, cioè devi trovarti la libreria ad hoc. Quindi è molto 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 potente. Ma gli stessi punti, Bene. non ci sono domande sulla roba. No, secondo me hai azzittito le persone proprio. Ci sono i Ma c'è programmatori ancora che qualcuno? sì, no, cioè abbiamo mantenuto un po' di gente che probabilmente è morta davanti al computer e quindi non è riuscita a chiudere il live prima di esalare l'ultimo respiro. Ah, niente. Però no, scherzo, sicuramente adesso ho visto che Anna, mentre finivamo, mi ha condiviso lo slide deck, adesso ve lo condivido nei commenti del live, così potete riguardarlo e Possiamo poi anche ovviamente. condividere l'Excel, possiamo anche condividere, magari non con i dati della Sherba, li stacchiamo. Esatto, Ad magari esempio. li togliamo. Però lasciamo la sitemap di Raffaele, che tanto è pubblica, Esatto. e gli script per leggersi la sitemap di Raffa. Di Giusy ci scrive interessante ma complicato per chi è a digiuno, molto figo davvero però, in effetti sì, è una figata tutti questi strumenti che si possono utilizzare. Il mio consiglio è adesso guardatevi con calma il live, riguardate i passaggi che ha fatto Paolo e cercate di pian pianino sperimentare. Spesso sembra molto complicato ma è quasi più immediato, il fatto di saperlo vi fa cercare su Google tranquillamente quello che volete trovare e poi metterlo in piedi in maniera molto più semplice. Tanto No, ma in realtà è salutiamo molto Alessio che ha facile. qualcosa da recuperare dietro Paolo, evidentemente. No, prendi la tua roba, sta qui, dai. Non stiamo facendo un live. Va bene, grazie a tutti i sopravvissuti alla mezz'ora di Paolo e per qualsiasi domanda commentate.
e vi arriveranno tutti i file a breve e ci riaggiorniamo al prossimo live. Grazie mille, ragazzi. Fantastico. Ciao a tutti. A presto, Ciao a ciao. tutti.